Maxim Rock del Consolato Ucraino, oggi a Pineto al centro polifunzionale per una questione legata ai documenti, alla regolarizzazione delle popolazioni ucraine. Ecco, cosa state facendo nello specifico? Oggi siamo arrivati a Pineto per aiutare i nostri cittadini con i documenti che giunti in Italia senza qualsiasi documento oppure con passaporto ucraino che non dà permesso di viaggiare all'estero. Perciò siamo qua per aiutare i nostri cittadini. Quante persone ucraine sono censite in Abruzzo? Più o meno 10.000 persone. E com'è la situazione? Come si trovano? Come ho sentito, la situazione in Abruzzo è molto comoda per i nostri cittadini, ci sono tanti posti bellissimi, alberghi, agriturismi, eccetera, dove parte italiana ha accolto molti nostri cittadini e dà aiuto con tutto il necessario. È una bella stagione, l'estate, c'è il sole, c'è il mare, ma quali sono i problemi dei vostri connazionali? Quali sono i problemi delle popolazioni ucraine qui in Abruzzo che devono affrontare? Secondo me il problema grande è questa lingua italiana, perché non sappiamo quando finisce la guerra e i nostri cittadini non sanno quando possono tornare in Ucraina. Perciò devono imparare italiano e i bambini devono andare in scuola italiana, secondo la legge italiana. Perciò questo è il più grande problema per i nostri cittadini. Cosa prevedete? Per quanto tempo ancora resteranno gli ucraini in Abruzzo? Non lo so, spero che la guerra finisca molto presto e tutti i cittadini possano tornare in Ucraina con la sua famiglia.